Eccoci qua, ciao ragazzi, ed ecco che, come promesso, proviamo a costruire un circuito fatto in casa per i più piccoli, ok? Andiamo ad elencare il materiale occorrente: un peluche e una vaschetta, delle scarpe, ragazzi, io ho preso due paia di scarpe, ma anche tre vanno stra bene, una bottiglia d'acqua, un tappetino, se non ce l'hai ragazzi anche un telo top va benissimo, due scope o due mazze qualsiasi e tre sedie, ok? Questo è il materiale, adesso andiamo a vedere come dobbiamo metterlo uno dietro l'altro per costruire il nostro circuito, ok? Con il peluche e la vaschetta lancia 8 volte il peluche in aria, riprendilo e poi fai canestro. Usa le scarpe per fare uno slalom. Scendi e risali, poggiando a terra la bottiglia e riprendendola per 8 volte. Con il tappetino posiziona i due piedi e le due mani alle estremità e tocca lateralmente per 8 volte il pavimento. Con le due scope o con le due mazze fai 8 saltelli destra-sinistra. Usa la sedia per portare 8 volte le ginocchia al petto, via! Con le due sedie, dondola per 8 volte senza toccare mai a terra. Quindi ragazzi, mettiamo insieme tutti questi esercizi uno dietro l'altro a nostro piacimento e proviamo a costruire il nostro circuito, ok? E ragazzi, se volete, pubblicate questi video e taggatemi o su Instagram o su Facebook. Mi raccomando, divertiamoci e dico a voi ragazzi, non stravolgiamo casa, utilizziamo la testa, con cose semplici si possono costruire grandi cose. Ah, dimenticavo! Ragazzi, come per i genitori, anche per voi voglio provare a lanciare un hashtag. Virus stop, bimbi top. Proviamoci! Ciao! Somebody save your soul.